Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Hydroneer, un gioco che mi ha regalato il buon Ciccio Pupazzo, che ringrazio molto. È un gioco su cui ho fatto anche una live su Twitch, ma ora ve lo porto per mostrarvi di che cosa si tratta. Allora, è un gioco dove dovremo andare a scavare, a ottenere un po' di materiali per poter vendere o per poter craftare le cose. Ora, questo gioco ha fondamentalmente un difetto abbastanza, diciamo, rilevante. Cioè potete tenere un oggetto solo alla volta in mano. In questo caso vedete la mappa, io sono il pallino blu e sono arrivato fino a questo punto della mappa dove poter vedere un altro negozio rispetto alla zona di partenza. Infatti è una zona dove possiamo acquistare varie trivelle, vari tubi per trasportare l'acqua. È una sorta di steampunk, una cosa del genere. È una fornace piccola, insomma, diciamo dei rulli trasportatori, dei setacci, insomma, quello che vediamo già magari anche su Gold Rush, i vari utensili e così via. Possiamo anche andare ad acquistare una staffa magnetica per trovare risorse in un'area abbastanza ampia, possiamo comprare dei secchi, insomma, e così via. Ora, quello che faremo è tornare alla zona di partenza che ho appena abbandonato e farvi vedere di che cosa ci occuperemo all'inizio del gioco. L'ho già giocato più di un'ora e sono riuscito ad arrivare a un discreto punto iniziale, insomma. È un gioco che ha un costo veramente interessante perché costa, adesso sto tagliando la strada, costa 8 euro. Lo trovate a volte scontato, adesso appena uscito e costa 6 euro e qualche centesimo, ma lo trovate a prezzo pieno a 8,19 euro, quindi non è tanto. È un gioco che ha già tanti contenuti e non mi pare sia nemmeno un early access, però spero che lo sviluppatore continui a portarlo avanti perché secondo me di cose da migliorare ce ne sono. Ma per chi è appassionato come me di mining, di giochi un po' alla Gold Rush e non si fa problemi per vedere un mondo completamente deserto, ma dover mettersi lì e lavorare e questa cosa magari non gli dispiace nemmeno, questo è Hydroneer, è un gioco che fa sicuramente per lui. In gioco potremo acquistare anche dei terreni da poter andare a scavare e probabilmente anche delle case, perché nel villaggio che abbiamo appena finito di vedere prima, potevamo acquistare delle forniture, del mobilio, quindi qualcosina si può fare. Allora, questa è la zona iniziale dove noi andiamo a scavare. Io adesso ho questo mezzo, il mezzo è utile per aiutarci a trasportare la merce. Trasportare tutto con l'accusaliamo, lo guidiamo e vedete che è controllato sopra, c'è una tanica d'acqua, quella lì azzurra, quando si svuota dovremo andare a riempirla nuovamente perché va, non so, va a vapore. Ho acquistato un badile base che ci viene dato all'inizio, scusate, ho acquistato quello più avanzato che ci consente di scavare due scavi in uno in pratica. Quello che si fa all'inizio in questo gioco è, adesso vado a recuperarvi tutte le cose che mi servono. Questa è la forgia, la vedremo dopo, perché ho acquistato tutto e ho piazzato tutto, dalle foundation a tutto. Questa parte qui è la zona dove si acquistano le prime cose, i soldi. Vedete, ho dei soldi, li potete appoggiare da parte, quando appoggiate più monete vicine le unisce, però dovete avere i soldi, insomma. Questo è il secchio e qua possiamo acquistare le cose base, si può addirittura anche andare a pescare. Adesso vi farò vedere il processo iniziale. Qua la mappa, un'altra mappa possiamo comprare, vedete che ci indica sempre dove siamo. Queste cose blu, marroni, scusate, dovrebbero essere delle miniere. Infatti, se guardate gli screen su Steam, potete andare a costruire dei sistemi di tubazione o di trasporto materiale anche dall'interno di grotte. E una regola fondamentale di questo gioco è che più scavate in profondità, più trovate materiale di livello. Qua vedete, ho trovato del ferro che adesso io appoggerò qui, perché voglio provare a fare una cosa. Ora, finora ho provato anche a fondere, ed è quello che andremo a fare. Non sono riuscito a fondere del ferro, perché il ferro poi potremo andare a utilizzarlo per forgiare. C'è un sistema di mercato
dove potete vedere l'andamento dei prezzi di pochi oggetti, a dire la verità, però potete andare in una città piuttosto che in un'altra città, zone di mappa, quella dove eravamo prima e quella dove siamo ora noi. Allora, con questo badile bastano due scavi per riempire un secchio, mentre il badile iniziale ve ne servono ben quattro. Quindi iniziamo e riempiamo questi secchi, così vi faccio vedere come iniziare il gioco. Il gioco ha un sistema di tutorial, non dico inesistente, ma che vi rimanda a un video sul canale YouTube dello sviluppatore dove vi fa vedere un pochino, vi spiega quello che potete fare all'inizio. Sviluppatore che tra l'altro non ha in realtà preso in considerazione il canale Indie Gameplay Italia, gli ho detto guarda, io posso farti un video, una serie di video, così pubblicizziamo un po' il gioco, lo conoscono. La sua risposta è stata: io preferisco contattare gente che ha molte più views di te. E quindi l'ho presa in quel posto, però pazienza, poi l'avrei comprato comunque, poi il buon Ciccio Pupazzo me l'ha regalato, ovviamente lo ringrazio. Allora, l'ho preso anche lui, ci si sta divertendo, non ha coop. Vedete, io adesso ho messo l'acqua all'interno, io adesso svuoto la terra all'interno di questo, lo butto nell'acqua, lo riempio d'acqua, prendo la spazzola e inizio a ottenere qualcosina. La cosa, scusate, devo cliccare e non. Ovviamente se io clicco svuoto tutto l'interno, all'interno dell'acqua devo recuperare le varie pepite, quindi bisogna sempre fare attenzione, soprattutto all'inizio. Adesso qua si inizia a trovare qualcosina. Le lascio all'interno per una questione di comodità, perché sennò dovrei svuotarle da qualche parte e poi raccoglierle una a una. Ed è questo il grande problema del gioco, è che è macchinosissimo per quanto riguarda la raccolta di oggetti, dato che si possono prendere solo un oggetto alla volta. Ed è un peccato. Questi secchi io li ho comprati tutti, costano una moneta d'oro l'uno. Adesso vi farò vedere una cosa molto molto interessante, perché ora a questo punto potete, una volta che avete svuotato i secchi e avete fatto un po' di volte questa operazione, potete decidere di portare questo secchio pieno di pepite al villaggio in cima e venderle. Oppure pensare di dire a finale, ovviamente all'inizio non lo farete perché non avete la roba. Niente, questo l'ho buttato, ho sbagliato, vedete parlando, mi confondo, devo svuotarlo qua. Poi appoggiarlo, dovete fare anche attenzione a correre perché se ruotate i secchi partono, non dico in orbita ma vanno lontano, quindi dovete andare poi a recuperarli. Allora, la spazzola. Intanto ho trovato una pepita che è lì, che mi è caduta probabilmente nel gameplay precedente, quello che ho portato poi in live. Allora, vedete che adesso la prendo. C'è quel pallino verde e premendo E molliamo l'interno. Avrei voluto trovare più ferro, a dire la verità. Quindi magari scaviamo ancora un filo, che poi potremo andare a forgiare diverse cose. Ci sono, possiamo fare i gioielli, possiamo fare le spade e i pugnali. Ovviamente cambiano di prezzo. Adesso poi andremo a vedere che cosa si può fare. Ok, riesco a quello. Ok, grazie. Potete fare anche i mucchietti e poi andare a riprenderli, che è comodo. Ok, molliamo e andiamo avanti a fare questo sporco lavoro. L'unica cosa che dovete fare attenzione a fare è quando svuotate la terra all'interno di questo secchio, a puntarla giusta. Ho trovato qualcosa di luccicoso all'interno? No, ok. Vedete, qua non basta selezionare e premere, ma dovete puntare col pallino verde e premere non la E, ma ovviamente il mouse. In questo caso non premete E se non svuotate tutto. Fatto così, con non premete mouse, ma usate la E, intendo dire. Ok, adesso vabbè, svuotiamo questi ultimi tre secchi e poi continuo a sbagliare e poi vi faccio vedere quanto è interessante il discorso della forgiatura, perché
Allora, tac, dai, ancora due. Ne abbiamo fatto. Continua. Sì, beh, poi immaginate, farete una marea di cavolate all'inizio, tipo svuoterete tutte le pepite nell'acqua. Ma è assolutamente normale perché all'inizio sono due tasti, ma in realtà vi confonderete. Allora, tac, tac. Dai, ben finito. Non scivola giù. Ok, adesso l'abbiamo fatto. Andiamo qua. Allora, questo è il crogiolo. Ora, vediamo se riesco a mettere nel crogiolo soltanto il ferro e vediamo se mi dà qualcosa. Ho una mezza idea di fare una cosa, ma adesso non vi dico nulla. Butto tutta sta roba qua nel crogiolo. Questo è oro, quindi quello non ci sono dubbi. Prendo il crogiolo e lo butto nella forgia. E si scalda. Inizierà a diventare sempre più incandescente. Alla fine diventerà liquido. Lo verseremo all'interno di questa formina qui che possiamo spostare. Ho comprato queste foundation e ci ho piazzato sopra questi che sono oggetti piazzabili, mentre invece col martello del fabbro. Vi spiego come funziona. Quando voi poi farete il ferro e userete il ferro, avrete varie zone dell'incudine in cui potrete appoggiare il materiale e poi forgiarlo e renderlo oggetto che volete fare. E adesso si sta fondendo. Vediamo se funziona. E poi faremo anche il lingotto d'oro e lo andremo a vendere. Questa è la meccanica base. Poi, andando avanti, si acquisteranno mezzi come quello, ma in grado di scavare, tubi per portare l'acqua o automatizzare tutto. La grossa pecca di questo gioco, secondo me, è appunto il sistema di oggetti da tenere in mano, insomma. Ok, abbiamo fatto, vediamo se riusciamo a farlo. Ok, abbiamo fatto un lingotto e non c'è neanche un, non so, un sottotitolo. No, ok, Iron Bar me lo dice. Ok, abbiamo ancora. Scusate, no, non abbiamo più nulla. Ok, adesso a questo punto gli mettiamo dentro, se dentro è vuoto, ci mettiamo dentro l'oro. Almeno non mi pare mi dia possibilità, no, infatti. Ci mettiamo dentro l'oro, quindi qui, tac. Vediamo se me lo fa puntando così. Sì. E lo svuoto dentro. Ok. Almeno quello. È già incandescente, quindi vediamo quanti lingotti riusciamo a fare. Perché poi con il metallo, questo adesso io non credo di poterlo fare, perché dobbiamo fonderlo, dobbiamo ovviamente. Infatti non me lo fa. Dovremo fonderlo all'interno. Di solito si usano le pinze, però. Allora, adesso forse l'abbiamo già fuso. Ok, uno. Questo è gold. Vediamo se ne possiamo fare ancora. No. Mi sa di no. C'era un'altra pepitina qui, ma va bene. Ok. Niente, abbiamo oro e ferro. Allora, voglio vedere se il ferro riesco buttandolo nella forgia. Ok, diventa incandescente. Interessante. Poi lo prendo con le mani d'amianto che ho. No, lo lascio lì ancora un po'. Aspetta. Vorrei provare a forgiarlo. Ok, lo appoggio qui. Scusami, ma dai! Ok, vediamo se riesco a fare qualcosa. No! Mamma mia, ragazzi. Ho tolto una foundation. Vabbè, vorrei forgiare qualcosa, posso? No, non posso fare nulla. Scusate, adesso io rivado a posizionare questo perché è giusto così. Niente, voglio provare a lasciarlo più tempo. Vedi allora, perché questa qua è una cosa che non ho fatto. Intanto qua si sta raffreddando, io metto già una pepita lì dentro. Allora, non. Questo invece è un martello che serve a fissare degli oggetti a terra. Ma al momento non ho ancora avuto modo di usarlo. Allora, questo l'ho preso. Se lo appoggio qua, mi fai fare qualcosa o no? Blacksmith. Io colpisco lì. No, evidentemente non posso. Comunque,
A questo punto abbiamo preso il lingotto raffinato, oppure prendete il secchio con tutti i lingotti che avete all'interno. Anzi, ve lo faccio già vedere. Prendo il ferro, non riesco a venderlo, va bene. Non riesco a, scusate, a... Vediamo se riesco a portare tutto così. No, non me lo fa fare. Devo buttarglielo dentro proprio così. Vediamo se me lo fa. Ok. O tutte le pepite che avete trovato, andate qua in alto dove c'è, superate il ponte, arrivate là in cima e vedete il capanno che vi consente di vendere le cose. Quando vendete le cose, appoggiate quello che volete vendere qui, vi dice quanto vi pagherà e a quel punto premete e raccogliete i soldi. Io ovviamente poi non potendo portare due oggetti, li butto tutti qua e me ne vado così. Quando poi dovrete, ecco, vedete qua. Qua dentro vedete come sta andando l'accetta, la spada, il pugnale, i gioielli, la collana, insomma quello che è, se è salito o sceso di prezzo. Poi se c'è altro qua dentro non so dirvelo, mi pare di no. Questo è un tavolo in cui potete vendere quella roba lì, appunto. Nell'altra città ce n'era un altro, graficamente ricorda molto Wildlands. Allora mi sembra un gioco sicuramente valido e gli andranno fatte dei miglioramenti. Poi è figo il fatto che comunque ci sarà modo di mettere tutti questi tubi, di portare l'acqua, c'è questo mining helmet del metodo minatore, potete andare anche a pescare, vendere quello che pescate. Qua ci sono le spazzole, la cote per le gemme, questo per dormire, la mappa appunto ve l'ho fatto vedere, queste sono le foundation, costano 5 l'una. Esempio, volete comprare una foundation, come fate? Prendete la foundation. La buttate qui, prendete i soldi, io adesso lo uso sempre all'interno di questo, però in caso fate così, buttate i soldi, clic e diventa vostro. Cosa cambia? Che se uscite senza aver pagato, questo qui vi sparisce, se no adesso andiamo qua e posizioniamo un altro, premo col sinistro, me lo fa piazzare, vado a piazzarlo sotto, ok, così, interessante. E niente, questo niente ragazzi, è il gioco base. Dovete calcolare che appunto ci sono vari dig site. Noi siamo in uno, poi in realtà ne potete comprare degli altri. E noi siamo in questo. Vedete che poi c'è il simbolino della pala. Ce ne sono altri poi più a destra, nella parte destra della mappa. Più si va in profondità, più ci sono merci pregiate. Quindi bisogna fare attenzione anche a quello. E soprattutto andando a automatizzare con gli strumenti che abbiamo visto così al volo dall'altra parte della mappa. Vedete che è partito via. Ecco, questo è un altro gran difetto del gioco, che dovete fare attenzione a non urtare le cose, perché sennò vi partono in orbita. Infatti in questo caso mi è partita qui la mappa. Comunque, quello che dicevo, quella città lì, quella lì sopra, che sto puntando ora col segnalino, lì vendevano tipo le scavatrici, le trivelle automatiche, insomma dovete alimentare l'acqua e tutto, perché dovrebbe essere tutto alimentato da acqua qua, da quello che ho capito. Quindi dovete proprio procurarvi l'acqua, pompare l'acqua, andare ad alimentare oppure andare a scavare con un mezzo. Qui questo mezzo è bello perché ha questo piano qua, appoggiate la roba e rimane ancorata lì, quindi potete andare in giro. Adesso io voglio portare via questo coso, perché appunto è interessante. C'è anche quello che abbiamo visto davanti con il rullo che grattugia il terreno davanti. E quindi qua si va avanti, si va da altre parti, non so dove, vediamo che cosa c'è da vedere qui. Voglio scendere con la Q, vediamo un po'. Qua non c'è nulla, credo. Ah no, ma da lì siamo arrivati e dovevo andare di qua, scusate. Sì, qua si vende da... è un'altra città, è tutto molto simbolico, mi sembra. Cioè, secondo me ha bisogno di qualcosina ancora per renderlo ancora più bello. Qua si vendono lingotti, ok. Lingotti, diamanti e pesci. Ok, volete fare pesci? Andate, pescate. Perché poi il resto è tutto nullo, non c'è nulla. Quindi è intrigante, ha già di che giocare. Non è un early access, però io presumo ci aggiungeranno cose. Io non mancherò comunque di far sapere allo sviluppatore la mia opinione. E gli dirò, guarda, se metti un inventario e qualcosina in più, giusto così per dare un po' di vita al tutto, è un gran bel gioco. Ma già così com'è, ne avete già da fare.
perché comunque dovete capire che i soldi li dovete fare. E all'inizio vedete che è tutto molto ripetitivo e pian piano andate, visitate le città, scoprite i meccanismi automatizzati di scavo sia a mano che con le trivelle automatiche, diventa tremendamente figo il gioco. Quindi da giocare ce n'è. Il gioco costa veramente uno sputo, perché 8 euro, magari lo trovate anche adesso in offerta a 6 euro, quindi da fare ce n'è. Questo era Ironear, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao.